finita la stagione di questo governo. Poi naturalmente abbiamo grande fiducia nel capo dello Stato, che sarà il protagonista nei prossimi giorni di questa situazione di crisi. Vedremo cosa farà e cosa dirà in Senato il Presidente del Consiglio. Credo che questo governo, nato da un accordo contro natura, sia arrivato al capolinea, cosa forse doveva accadere qualche mese fa. E adesso vedremo cosa accade. Noi, ripeto, la nostra posizione è quella delle elezioni con un accordo del centrodestra, poi vedremo come evolverà la cosa. Beh, ripeto, abbiamo tutti quanti grande fiducia nel capo dello Stato. Presidente, esiste un'ipotesi che una parte, almeno di Forza Italia, possa sostenere una maggioranza da vedere, da verificare? La parte di 5 Stelle sembra esserci qualche timida apertura in questo senso, ma presuppone... È una barzelletta o è una... Una barzelletta questa ipotesi, Presidente? Che una parte di Forza Italia è una barzelletta, sì. Per lei quindi l'ipotesi di Prodi, il governo Ursula, non è fattibile? Il governo Ursula non è così come viene definito dal Presidente Prodi. La vicenda della presidenza della Commissione europea è nata da una vittoria del Partito Popolare Europeo nei confronti del Partito Socialista, perché non abbiamo voluto Presidente della Commissione europea Timmermans, perché non era il vincitore delle elezioni. Alla Commissione europea la guida è affidata a una rappresentante del Partito Popolare Europeo, non è un accordo per far stare insieme il Partito Democratico, Socialisti e 5 Stelle. Quindi è qualcosa di diversa. È qualcosa di diversa. Non è traslabile in Italia. In Europa la guida ce l'ha il Partito Popolare Europeo. Quindi lei esclude un'intesa con PD e Movimento 5 Stelle? Non mi pare che sia all'ordine del giorno. Presenterete una risoluzione voi? Adesso andiamo a vedere ora la presidente del gruppo, sì. Ci sarà la riunione del gruppo parlamentare, prima incontreremo i capigruppo e vedremo poi da farsi, però molto dipende da quello che dirà il Presidente del Consiglio e quello che farà il Presidente del Consiglio. Quindi noi vogliamo essere protagonisti in questa stagione e far capire agli italiani che c'è una forza di centrodestra che ha un numero di parlamentari dei quali non si può fare a meno, siamo il secondo gruppo al Senato e quindi cercheremo di giocare un ruolo da protagonisti in questo momento, sapendo qual è la linea che abbiamo tracciato, che il Presidente del nostro partito Berlusconi ha indicato qualche giorno fa. Allora, vediamo. Mattarella chiede un sacrificio, per un governo in grado di approvare almeno la finanza. Non bisogna aspettare quello che accade per qualsiasi cosa. La nostra posizione è sempre stata chiara, la coalizione centrodestra per poi andare ad elezioni. Se poi il Presidente della Repubblica farà altre mosse, quello dipenderà da lui e poi insieme il centrodestra valuterà da farsi.